Lo Sport, in collaborazione con Interauto, unica concessionaria Opel per Alessandria e Asti. Vendita, assistenza tecnica e ricambi. Ad Alessandria, in zona industriale di 3, Viale dell'Artigianato 35. Ad Asti, in corso Alessandria 564. Sono 6 in totale i punti conquistati dalle 4 formazioni della provincia di Alessandria impegnate nel 14° turno del campionato di calcio di Serie D, frutto di 2 vittorie ed altrettante sconfitte. Secondo successo consecutivo per il Dertona, che dopo aver conquistato il derby infrasettimanale contro la Novese, batte 1-0 anche il Borgosesia, grazie ad una rete nella ripresa di Bomber Varela, ancora una volta decisivo. Leoncelli che salgono così a quota 21 in classifica, in 10ª posizione. Vince anche l'Acqui 2-0 sulla Pro Settimo nel match disputato all'Ottolenghi e deciso dai gol segnati nel secondo tempo da Iannelli e Migliavacca. Per i termali si tratta della 4ª vittoria casalinga consecutiva. Con un rendimento altrettanto efficace anche in trasferta, i bianchi potrebbero risalire in classifica ben oltre l'attuale 15° posto. Continua il periodo no per la Novese, che cede 2-1 in trasferta alla Fezzanese, penultima forza del campionato. Partita aspra e ricca di polemiche, con i biancocelesti che sullo 0-0 hanno fallito un calcio di rigore con Trimarco. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con De Martino, ma sono stati raggiunti nel finale del primo tempo da Venneri. Ad un quarto d'ora dal termine, l'episodio incriminato, con il secondo rigore di giornata, segnato questa volta da Fezzanese, tra le vibranti proteste dei giocatori novesi. Dal dischetto Baudi realizza e condanna il team di Lepore alla 3ª sconfitta consecutiva. È crisi anche a Castellazzo. I biancoverdi perdono 2-0 a Bra, rimanendo fermi all'ultimo posto in classifica con 6 punti in 14 giornate. Interauto vi aspetta negli showroom di Alessandria e Asti e dal 21 novembre per la presentazione della nuova Opel Astra, anche sabato e domenica. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Mai più senza mamma. Salviamo le mamme e i bambini africani. Ogni giorno AMREF è lì per salvare le vite di mamme e bambini. Diamo a ogni bambino in Africa un'opportunità nella vita, la sua mamma. Per contribuire a migliorare le condizioni di vita delle donne africane, dona ora al 45595.